Ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto. Prosegue la preparazione del Palermo in vista della partita contro il Cesena in programma domenica alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera. Andrea Belotti, Akraf e Lazar sono rientrati in sede dopo gli impegni con le nazionali. L'attaccante rosanero si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti per un trauma tirso-ostivo contusivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate nella giornata di oggi. Edgar Barreto invece ha lavorato con i preparatori atletici fra campo e palestra. Ezechiele Muñoz è finalmente pronto a scendere in campo e dare il suo contributo alla causa rosanero. La sua assenza si è sentita, ma adesso il calvario del difensore argentino è finito ed è pronto a dire la sua in campo. Intanto, però, ai microfoni del sito ufficiale del Palermo parla anche del rinnovo del contratto. Adesso arriva un periodo fondamentale, ha dichiarato il vice capitano rosanero. È vero che tutte le partite sono importanti, ma dobbiamo pensare al prossimo avversario, che è il Cesena. Per quanto riguarda il rinnovo, invece, non ci sono novità. C'è il mio procuratore che sta parlando col presidente. Vediamo che cosa succederà. Il Palermo ci prova con i messicani. Secondo quanto raccolto da Stadio News 24, un gruppo di investitori sudamericani infatti è stato a Palermo in occasione della gara contro la Sampdoria per discutere di un possibile ingresso in società, come sponsor oppure come soci. Sì, conferma il presidente Zamparini, sono venuti questo gruppo di investitori a Palermo, ma si tratta soltanto di possibili sponsor. Hanno parlato comunque con l'amministratore delegato Cardinaletti. Domenica sarà la sua gara dell'ex Franco Brienza, fantasista del Cesena che ha militato per molti anni a Palermo. In conferenza stampa non nasconde le sue emozioni. Ho tanti ricordi di Palermo, ha dichiarato Brienza. Lì sono cresciuto come uomo e come giocatore. È stato bellissimo l'anno in cui da neopromossi abbiamo raggiunto la Coppa UEFA con Guidolin, che è stato determinante. 7 anni non si possono dimenticare. L'ex direttore sportivo del Palermo Giorgio Perinetti, attualmente senza squadra, ha smentito le voci che lo volevano per un ritorno in rosanero o comunque per un possibile approdo alle Catania. No, non mi risulta assolutamente di tutto ciò, questo ha dichiarato Giorgio Perinetti. Con entrambe le società ci sono rapporti comunque cordiali. Col presidente Zamparini siamo in ottimi rapporti, ma non c'è nessuna proposta lavorativa. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.